sono preoccupazioni assolutamente legittime, perché sono, come dire, nei fatti, nelle cose, non sono preoccupazioni campate in aria. C'è una ricaduta negativa su un comparto che è uno dei tre comparti che tiene in piedi la Sicilia. Gli altri due sono l'agricoltura e la pesca, ma quello del turismo è un comparto portante a seguito della eventualità di un'epidemia, o comunque delle preoccupazioni e dell'ansia determinata dal coronavirus. C'è stata una ricaduta negativa. Allora cosa fare? Lo dobbiamo stabilire tutti insieme, perché è chiaro che ognuno conosce le proprie realtà. Io mi sono fatto promotore di una richiesta di audizione in commissione delle parti interessate, in modo da mettere attorno a un tavolo gli stakeholder, quindi i portatori di interessi rispetto a questa vicenda, il Parlamento e il Governo, perché nella prossima legge di bilancio che andremo a discutere di qua a qualche giorno, inserire gli emendamenti necessari appunto per dare ossigeno, supporto, sostegno e fare passare questa brutto momento a un comparto fondamentale.